Padre Graziano non tornerà in carcere. Dopo giorni di attesa, il Tribunale del Riesame ha confermato la misura cautelare attuale, cioè gli arresti domiciliari nel convento premostratense con il braccialetto elettronico. Una decisione che arriva nel giorno in cui è tornata a riunirsi la Corte d'Assise per il processo al religioso, assente in aula, accusato dell'omicidio di Guerrina Piscaglia, dell'occultamento, della distruzione del suo cadavere. In aula l'arcivescovo di Arezzo, Cortona, Sansepolcro, Monsignor Riccardo Fontana, che si è presentato puntuale alle 9.30 alla vela. La sua testimonianza è durata circa mezz'ora. All'uscita, sollecitato dai giornalisti, non ha voluto rilasciare dichiarazioni che ha preferito affidare ad un comunicato stampa della diocesi. Farò un comunicato. Monsignor Fontana, al termine dell'audizione, si legge nella nota, non ha mancato di sottolineare la sua completa fiducia nell'operato della magistratura, ribadendo l'auspicio che sull'intera vicenda possa essere fatta piena chiarezza, come già abbondantemente pubblicamente ribadito. Il vescovo ha risposto serenamente a tutte le domande, è stato prima incalzato dall'avvocato Nicola Detti, parte civile per Mirko e Lorenzo Alessandrini, ed in seguito dalla difesa dell'imputato e dal PM Marco Dioni. Monsignor Fontana, nel corso della deposizione, ha parlato della lettera ricevuta da una parrocchiana di Caraffello, datata a luglio 2014, nella quale veniva segnalata la situazione che stava andando a crearsi nel piccolo paese. Ha poi parlato dell'incontro richiesto dallo stesso Fontana del 13 settembre 2014 ad Arezzo nel convento dei Cappuccini, al quale presero parte il vicario Dallara, padre Graziano, e del suo allora avvocato difensore Luca Fanfani. Un incontro richiesto dallo stesso Fontana proprio in virtù del fatto che la condizione del frate fosse passata da persona informata sui fatti ad indagato, e nel quale il frate congolese accennò alla figura di zio Francesco senza però identificarlo. È stato poi il turno dei consulenti nominati dal legale di Mirko e Lorenzo Alessandrini. Il primo ad essere ascoltato è stato l'ingegner Paolo Reale, esperto di tabulati, celle telefoniche e localizzazione. Quello che abbiamo visto in udienza, proiettato anche attraverso i grafici, è stato proprio il fatto che ci fosse un'effettiva impennata di contatti e di eventi tra l'utenza di Guerrina e l'utenza di padre Graziano. All'incirca parliamo di poco meno di 4.000 contatti. C'è un cambiamento drastico nell'utilizzo del cellulare di Guerrina, cioè l'utilizzo prima della scomparsa e dopo la scomparsa cambia totalmente l'utilizzo? Assolutamente sì, cambia totalmente, in quanto sono state interessate delle utenze che in tutto l'anno e mezzo di fatto non erano mai state considerate, non erano state mai oggetto di contatto reciproco, quindi né sms né chiamate. È stata poi sentita la criminologa Roberta Bruzzone, che basandosi sul materiale già acquisito ha elaborato una consulenza tecnica sul profilo di Guerrina Piscaglia. Emerge il quadro di una donna con scarsissime capacità autonome, emerge il quadro di una donna molto legata al figlio in maniera a dir poco inscindibile e molto concentrata su uno scenario però recente, negli ultimi due mesi in particolare prima della scomparsa, che coinvolgeva pesantemente la figura della Labi. Nessun elemento ad oggi emerso sia dal dibattimento che dal fascicolo investigativo depone per una pista alternativa rispetto all'omicidio, che è purtroppo la chiave di lettura da privilegiare. Guerrina Piscaglia è morta quel pomeriggio del 1° maggio ed è questo l'unico motivo, perché è stata assassinata, ed è questo l'unico motivo per cui non è mai più tornata al proprio figlio.